Ciao Devs, bentornati ad un nuovo episodio di Storie di Developers. Questa volta avremo con noi un personaggio che per molti di voi sarà un viso decisamente noto, per altri invece potrebbe essere invece una persona che non avete mai avuto modo di conoscere. Perché è noto? Perché è una persona che tiene molti talk sulla scena italiana all'interno delle community meetup, è particolarmente attivo all'interno delle community su Facebook e anche in altri luoghi. Si chiama Michel Morabito e con lui abbiamo fatto una discussione molto molto interessante sulla professione del developer, perché lui nei suoi talk appunto in giro per l'Italia porta anche questo tipo di materie anche in modo spiritoso, è una persona estremamente piacevole. Quindi io vi invito ad ascoltare, a guardare questa intervista e come sempre vi ricordo di lasciare un like al canale, di iscrivervi se vi va, attivare la campanella per ricevere le notifiche e unirvi soprattutto al canale su Telegram in modo tale da poter continuare a ricevere le notifiche, ma anche unirvi alle discussioni, partecipare e creare un bel gruppo. Vi lascio all'intervista. Ciao e buon proseguimento. No, tra l'altro devo ringraziare da una parte anche il coronavirus, perché altrimenti io non ti avrei mai beccato, perché tu tra lavoro, conferenze e altro in giro sempre per No, guarda, l'Italia. sì, esatto, e tante tante cose, la cosa incredibile, cioè proprio dell'incredibile, cioè sai quando hai un'agenda piena? Cioè ho un'agenda piena di eventi da qui a giugno che sono stati tutti rinviati. Mamma mia. L'unica cosa che mi è andata veramente di culo è che io sono uno che procrastina a morire, quindi non ho preso né viaggi, né hotel, niente, avevo solo il talk fissato per la conferenza e quindi praticamente tipo mi sono ritrovato un sacco di tempo libero. Cioè, da nulla, cioè prepariamo le slide, dobbiamo fare, eccetera, eccetera, ha un botto di tempo libero e questo è positivo. E come lo stai impegnando? Allora, tendenzialmente lo sto impegnando in due cose. La prima è con un po' di amici giochiamo da tavolo ogni tanto, no? Ah, ok. E quindi ora giustamente non si ci può vedere. Come fai a giocare in remoto? Alcuni giochi hanno la versione remota, altri no. Quindi ho pensato di studiarmi un po' di robe, soprattutto sullo state management delle applicazioni front-end, realizzando un sistema per fare giochi da tavolo. Quindi Ah. non un gioco da tavolo, ma una piattaforma che ti permette di caricare le immagini, caricare alcune, diciamo, regole base, in realtà non delle regole, però che ne so, il mischiare il massimo o cose così. E poi far sì che i giocatori abbiano uno schermo condiviso dove ognuno può toccare qualsiasi cosa e giocano insieme. Che figata! E che tecnologia hai deciso di usare per fare questa cosa? Allora, lato front-end sto usando Angular, naturalmente diciamo versione nuova, quindi 9 qualcosina. E lato back-end invece sto usando Firebase, che conosco abbastanza bene, quindi diciamo quello non è tanto apprendimento. Invece Angular nuovo, con tutte le cose fighe nuove, sì, Ah, ecco, quello mi quindi sono... hai sfruttato l'occasione anche per apprendere qualcosa di nuovo anche a livello di librerie, framework. Sì, diciamo che era proprio quello lo scopo. Cioè, poi per carità ci gioco volentieri anche con gli amici, però lo scopo principale era proprio quello di imparare qualcosa di nuovo. Bello, beh, è uno dei modi migliori per passare adesso questo tempo che deve per forza passare in qualche modo, perché siamo tutti reclusi in casa. Sì, poi vabbè, le classiche cose che puoi fare, no? Cioè, guardo dei film, ora io lo racconto molto volentieri ai talk, no? C'è stato un periodo della mia vita in cui avevo deciso di prendere alla fine 9 mesi sabbatici, però poi ne ho fatti solo 3 perché mi stavo annoiando. E durante questi 3 mesi sabbatici, che alla fine ho realmente fatto, ho finito Netflix, nel senso che io ho visto tutto quello che Tutto. c'era in catalogo. E praticamente ora vivo la stessa cosa, no? Cioè io guardo molti film, serie TV, eccetera, eccetera, diciamo normalmente, no? Perché magari devo fare le slide per la conferenza, metto il telefilm in sottofondo e nel frattempo lo guardo. E quindi ora che ho un sacco di tempo in più libero, ho detto come cavolo lo investo? E vabbè, rivediamoci. E ora, ieri sono ripartito con diciamo, i film Marvel, quindi sono partito dal primo Iron Man e li Beh. rivedrò tutti fino a... Fino a fine Sì. del lockdown. Sì.
Tra le tante cose molto, molto interessante, ho scoperto, oh, non so come si chiama la piattaforma, credo Google Film, no, Play Film, che è praticamente la piattaforma Google di affitto o vendita di film, solo digitali, quindi tu acquisti il titolo oppure lo affitti, te lo rendono disponibile 24-48 ore e lo puoi vedere. E lì hanno film anche abbastanza nuovi, quindi che ne so, ho trovato Infinity War, che tutto sommato è uscito a meno di un anno, quindi... C'è che è la piattaforma di YouTube a pagamento, ma io non l'ho mai utilizzata. Allora, io ce l'ho, però ce l'ho solo per la musica, nel senso che anche le serie TV, però sono quasi tutte in inglese, e oggettivamente le guardo ogni tanto, cioè guardo le serie TV in inglese, però devono piacermi, cioè se non mi piace è una cosa che devo fare tanto per... Magari mentre faccio le slide preferisco che sia in italiano. Se invece è una di quelle cose che devo guardarmi perché mi piace, allora può essere anche in giapponese con i sottotitoli, va benissimo. E quindi lì ho visto che hanno solo praticamente roba in inglese sottotitolata, quindi praticamente non ho guardato nulla. Ma se non fosse stato per questa esigenza del gioco, avresti magari investito il tuo tempo adesso per, che ne so, studiare qualcosa che hai sempre voluto fare? Cioè, adesso l'hai fatto praticamente per l'esigenza e hai colto la palla al balzo per farlo. Altrimenti, come avresti pensato di Allora, farlo? io lo faccio sempre, nel senso che, diciamo, durante la mia settimana, tipo, tolte le vacanze, tipo Natale, estive, io ho un po' di tempo, che siano una decina di ore, 5 ore, così a settimana, le dedico sempre. Direi tra le 5 e le 10 in questo periodo. E le uso per studiare le robe. Ora, le cose che studio in genere sono sempre legate al mio lavoro, quindi ho framework, vado a guardare tecnologie, linguaggi, insomma, in base a quello che offre il periodo. E in base a quello anche che mi serve a me a livello lavorativo, quindi capita alcune volte, magari che ne so, che per sentito dire, perché magari a una conferenza uno speaker parlava di quella determinata tecnologia, so che quella cosa potrebbe risolvermi un problema al lavoro da lì a poco, allora prendo, mi butto a capofitto e la studio. Magari la studio un po' in ufficio durante le lavorative, provando ad impiegarla, e altre ore le faccio a casa, cercando di compensare quello che poi giustamente in ufficio non puoi fare perché non puoi dedicare le settimane intere allo studio. E lato, diciamo, conferenze, la cosa mi aiuta molto, no? Perché andando lì, magari io ribadisco, lo faccio, ho detto varie volte, lo faccio perché vado a portare un talk, perché mi piace stare in compagnia, conoscere gente un po' da tutta Italia, però poi ne approfitto. Sei lì, sei alla conferenza, c'hai una quindicina di speaker che ti parlano di robe, alcune magari sono viste e riviste, altre invece sono nuove. Quindi ne approfitto per aggiungere nel mio catalogo di cose da sapere quello che lo speaker racconta. Poi in realtà non mi porto quasi mai nulla dai talk, perché vedendone tanti, giustamente non è che riesci a ricordarti Certo. tutto. Però diciamo che come obiettivo di ogni talk mi do sempre il ricordarmi il nome della tecnologia, a che cosa serve e i problemi comuni che risolve. In modo che se poi mi ritrovo in uno di quei problemi comuni, faccio check sulla memoria e dico ok, quella cosa probabilmente lo risolve. Certo, quindi praticamente partecipare alle conferenze è la tua formazione, oltre a erogarla, perché immagino che comunque nell'attività che fai tu anche da speaker, poi adesso parliamo anche del tuo passato, ci sia quella di fare formazione, tra virgolette, o comunque informazione verso le persone, ma per te risulta essere formazione a tutti gli effetti. Sì, cioè, lato mio io vado sempre ad imparare qualcosa. Alcune volte imparo anche mentre io faccio il talk. Perché magari racconto una cosa che per me è scontata e banale, arriva il partecipante in prima fila, in genere sono quelli più agguerriti, e mi dicono, guarda che questa cosa si può fare meglio così. E tu dici, guarda, ok, poi riconosci uno speaker umile da uno che non lo è. Io in genere la mia risposta è sempre, oh cavolo, non lo sapevo, fermati a fine talk che ne parliamo un attimo. E poi in genere anche quindi quando parlo io vado ad apprendere molto. Quando invece vado ad ascoltare, sì, in genere comunque qualche spunto interessante arriva sempre, diciamo, da qualsiasi parte. Quando è che hai iniziato a fare lo speaker e farlo in modo continuativo e scoprire che era una cosa che effettivamente ti appassionava, visto che adesso fai tipo 30 conferenze all'anno?
Allora, ho iniziato, ora l'anno non lo ricordo, sarà stato 2008-2009, così per gioco. E diciamo che tutto inizia molto molto prima, nel senso inizia ai tempi delle scuole elementari, credo. Io ero nato come persona timida, no? Cioè non mi esponevo molto, non parlavo molto con le persone, cose del tipo, di questo tipo. Non dal essere un problema, però se potevo evitare, evitavo volentieri. Certo. Al che, diciamo, gli anni passavano, sebbene i ragazzini poi iniziano ad avere delle necessità, tipo avere degli amici con cui uscire, avere una fidanzata, cose così, e io mi ritrovavo quello che conoscevamo in persone, no? E quindi a quel punto ho detto che un pochettino devo cercare di cambiare questa cosa, e facendo un'analisi ho detto qual è il problema, cioè perché altri sì e io no, cioè. E l'analisi, diciamo, l'autoanalisi a, non so, 13 anni fai, mi ha portato al fatto che gli altri facevano delle cose che io non facevo, cioè magari andavano lì alla ricreazione e si buttavano a parlare in un gruppo di persone. Da quel momento mi sono imposto di farlo, cioè qualsiasi cosa mi mette a disagio, chiaramente parliamo sempre di robe legali, mettiamola così, qualsiasi Certo. cosa mi mette a disagio, io prendo e la Sei faccio. uscito dalla tua E zona di quindi comfort. esatto, una volta è successo che un ragazzo mi ha detto, sai, so che tu usi questa tecnologia, parliamo di Ruby on Rails. E se oggi mi chiedi qualcosa, io non ricordo assolutamente nulla, quindi è passato veramente tanto. Mi piacerebbe che tu venissi a parlare con un gruppo di amici che vuole conoscere. Alla fine era una community, io non sapevo che cosa fosse una community. Questo sarà stato 2006-2007 circa. E vado lì, gli faccio vedere gli esempi, ma erano proprio sprovvedutissimo, cioè non avevo idea di come si facesse un talk Zero live, zero, sono preparazione, andato niente, lì. cioè proprio sei andato lì alla brutta. Sì, e chiaramente mi sono trovato queste 20 persone davanti che mi ascoltavano e io ho iniziato, come si suol dire, a cagarmi nelle mutande, perché ho detto, cavolo, qua si aspettavano. Finisce il talk e mi dico, ah, molto bello, bravo, complimenti, eccetera, eccetera. E penso che non l'avrei mai fatto, cioè se non fosse stato quel momento, non avrei mai iniziato. Poi da lì ho iniziato a vedere una cosa che non è molto banale, riguarda, diciamo, gli eventi e il talk in generale. Allora, la prima cosa che ho capito è che se ognuno di noi condividesse poco, ma veramente poco, tipo l'1% di quello che sai, già sto esagerando, periodicamente, tipo una volta ogni 3 mesi, dicesse, ok, io condivido quello che ho imparato in questi 3 mesi, l'1% a tutti gli altri. Si avrebbe una quantità di conoscenze in giro che sarebbe mostruosa. E questa cosa l'ho imparata durante una Global Game Jam. Non Ok. so se hai presente il Sì. format. Ero lì, io a quelle, cioè all'epoca, ora non mi ricordo neanche l'anno, 2010, una cosa così, facevo sviluppo 3D. Cioè io scrivevo script per ambienti 3D che giravano su una piattaforma che si chiamava Adobe Shockwave. Il Ok, linguaggio sì. di riferimento era Lingo. Prevalentemente scrivevo script. Ogni tanto mi capitava di dover creare dei modelli, usavo Blender perché l'avevo studiato Sì. all'università e quindi andavo lì. Cosa succedeva? Se io esportavo il modello su Blender per, diciamo, farlo funzionare all'interno di questa piattaforma, non funzionava e io non sapevo il perché, perché nessuno mi aveva mai spiegato come farlo. Quindi provavo questa cosa, non funzionava, e allora, sai, è lavoro, nella ricerca delle soluzioni, ho capito che se prendevo quel modello, lo importavo in 3D Studio Max e lo riesportavo, funzionava. Non sapevo il perché. Però ha Vado a questa funzionato. Global Game, sì, funzionava, però la cosa è che per importare e esportare le robe ci mettevo mezz'ora. Ok, Certo. poi mi rendevo conto, cavolo, ho sbagliato questa parte di texture, ok, rifacciamo tutto da capo. E quindi era un'altra mezz'ora. E io nel corso di un anno ho buttato ore e ore Tantissime intere. mezz'ore. Vado a questa Global Game Jam e dal nulla, mentre stavo facendo questa cosa per realizzare un modellino che mi avevano chiesto i ragazzi con cui stavo facendo il progetto, un ragazzo dietro di me mi fa, ma perché stai facendo tutto questo casino? E io gli ho detto, perché così funziona, se no non funziona. E lui mi guarda e mi fa, vai su Blender, su questo menu, su questo sottomenu, clicca e metti questa checkbox e vedrai che funziona. Io faccio questa roba, funziona, e lì mi è passata l'ultimo anno davanti pensando, cioè sono un coglione, ho buttato settimane di Però vita all'altro gli hai per fatto una una statua. checkbox. Sì, e qui la cosa mi si è accesa la lampadina, ho detto, cavolo, se questo ragazzo l'avessi beccato prima e mi avesse raccontato sta roba, io oggi avrei risparmiato una settimana di Certo, hai vita. capito che il potere del networking e della condivisione è immenso.
Esatto, e questo è stato, diciamo, il primo fattore. Poi il fattore che mi ha spinto a farlo personalmente è il fatto che io lo faccio per la community, quindi tendenzialmente non, passami il termine, non guadagno mai direttamente da quello che faccio, cioè io non vado a una conferenza perché mi pagano o perché mi sponsorizzano il viaggio, altre volte può succedere, però è sempre un accordo alla pari. E cioè non vado lì per sfruttare qualcosa, vado perché mi piace condividere. Tuttavia il fatto di andare lì e parlare magari di una tecnologia che ad oggi in Italia non usa nessuno. Ora, ad esempio, io in questo periodo parlo di Firebase un sacco, però c'è stato il periodo in cui parlavo di Angular, il periodo in cui parlavo di altre cose. E il fatto di farlo fa sì che la gente ti conosce come uno che magari di quegli argomenti ce ne Certo. sa. E questo poi mi porta lavori, mi porta contatti, network, tutte quelle cose che, da cui posso trarre molto beneficio. Al netto di due aziende in vita mia, io ho sempre cambiato lavoro per conoscenza diretta. Cioè qualcuno di un'azienda veniva e mi diceva: ciao, sai, cerco una persona che fa questa cosa. Conosci qualcuno? Alcune volte l'offerta era allettante, allora sono andato io. Quindi diciamo che il fare tutto questo casino, poi alla fine ti rende la vita complicatissima, il dover viaggiare, spostarsi, preparare slide di notte, di giorno, eccetera, eccetera, ti aiuta perché, insomma, ti dà visibilità. Certo, e oltre a dare visibilità, immagino ti dia anche molto dal punto di vista umano, cioè quanto sei cresciuto da quando hai iniziato a fare questa attività fino ad oggi, solo per il fatto di relazionarti con altri developer, altre persone, altri speaker che come te contribuiscono a diffondere il verbo, tra virgolette. Sì, non solo, cioè, a parte il fatto della, diciamo, relazioni, no? Cioè, comunque ti crei un network. Io ho delle persone che reputo amiche e che vedo solo alle conferenze, ma, cioè, mai viste fuori da una conferenza, però sono dei miei amici, a tutti gli effetti. E l'altra cosa è che un altro difetto che ogni tanto quando vado a parlare con i ragazzi, magari ogni tanto capita qualche scuola o qualche gruppo di ragazzi un po' più giovani, no? La cosa che gli dico è: potete essere i più bravi sviluppatori del mondo, cioè potete, non so, scrivere il codice migliore senza bug, in assoluto, ma se non sapete comunicarlo, è come se non lo sapeste fare. È molto più, alcune volte, importante saperlo comunicare che saperlo fare. Nel senso che tutte e due le cose rendono uno sviluppatore forte, però se uno sviluppatore sa solo scrivere il codice e non lo sa comunicare, zero. Cioè, tutti quelli bravi che ho visto, ma anche gente famosissima, no? Cioè, se tu guardi le conferenze internazionali di una tecnologia, in genere i fondatori di quella tecnologia che vanno lì a parlare sono molto molto bravi nel comunicare. Poi, dote naturale, costruita, hanno studiato un sacco, non lo so. Io, ad esempio, ho studiato un po' per cercare di migliorare me stesso, soprattutto il modo di esporre, il modo di confrontarmi con le persone. Però dico, comunque arrivi a quel livello, è quello che fa la differenza. Sì, questa è una cosa che ho notato anche dall'intervista con Luca Mezzalira, che probabilmente tu conoscerai per via anche delle conferenze. E Beccato qualche volta il giro. loro, cioè, è venuto proprio fuori durante l'intervista che comunque è una parte integrante proprio di DAZN come azienda, quella di a un certo punto incentivare proprio le persone che lavorano al loro interno a condividere le informazioni tra di loro, all'esterno, perché notano che comunque questo porta anche a una crescita dal punto di vista anche personale dei developer stessi. No, assolutamente. Tra le tante cose, le aziende che ci sono alcune aziende che vedono questa cosa quasi come un male, no? Cioè hanno paura che lo sviluppatore va alla conferenza, parla di qualcosa e viene rubato dalla concorrenza. Ed alcune volte è vero, cioè succede. Se viene Però rubato, non tra capisco. virgolette, cioè se lo sviluppatore va via, ci sarà poi un motivo di fondo, non sono sempre i Esatto, soldi. esatto. Beh, alcune volte anche il prestigio dell'azienda, cioè se Cioè, arriva beh, un'azienda chiaro. multinazionale e ti dice guarda, voglio venire a lavorare con me, è difficile dirlo Vabbè. no alcune volte. Però la cosa è, spesso queste aziende non capiscono che è proprio quella la vetrina, cioè è proprio quello il momento in cui la gente deve dire cavolo, io voglio lavorare in questa azienda perché ci lavora gente figa. Cioè a me succede spesso di finire i talk e dire ok, ma tu dove lavori? Cercate sviluppatori X. E periodicamente mi succede spesso di prendere delle persone dalla conferenza e portarle in azienda. Magari alcune volte sono studenti, altre volte sono gente che magari vuole cambiare lavoro, oppure
chiaramente lato mio, io sono io, l'azienda è l'azienda, nel senso Certo. siamo due cose slegate. Io poi vado lì, racconto che magari lavoro in una determinata azienda, racconto un po' che cosa fanno, ma lo faccio perché credo sia giusto. Soprattutto spesso l'azienda mi fornisce le giornate per andare a questi eventi, quindi è uno scambio equo. Certo. Quando poi queste persone mi chiedono, avete posizioni, io la cosa che faccio, se chiedono a me direttamente, perché alcune volte applicano direttamente senza dire nulla, è quella di raccontargli un po' più nel dettaglio, tra virgolette, cosa facciamo e che cosa si trovano, in modo da poi non, come dire, non illuderli. Perché poi un'altra cosa che succede spesso è che magari vai a una conferenza, c'è l'azienda di turno che si vende come l'azienda migliore del mondo, allora tu sei neolaureato, non ne sai Certo. nulla, accetti, vai, dopo 2 mesi scappi. Certo. Scappi parlandone male, quindi c'è poi un Sì. circolo vizioso che... Ma una cosa che ti volevo chiedere, girando per tutte queste conferenze, innanzitutto ti volevo chiedere qual è diciamo, il prototipo di persona che trovi all'interno di questa azienda, di queste conferenze, scusa. E poi che cosa vedi? Adesso sono diversi anni che comunque fai questa attività. Che cosa vedi nelle generazioni di developer che stanno che hai passato e che stanno venendo fuori in questo momento? Allora, è una bellissima domanda. Non esiste la persona tipo, diciamo, però tendenzialmente se dovessi dividere in macro categorie ci sono due categorie di sviluppatori che becco le conferenze. Quelle che vanno lì per i gadget e quelle che vanno... succede, cioè, è Certo. inutile negarlo, c'è gente che va alle conferenze per i gadget e quelle che vanno lì per i contenuti. Ora, tendenzialmente io frequento, diciamo, il 90% delle conferenze che frequento sono, diciamo, create da community. Quindi sono conferenze molto più, passo in termini, meno professionali in termini di organizzazione, che poi non significa non avere un'organizzazione forte dietro, ma significa lo fanno per il bene dell'umanità, non ci guadagnano niente dietro, quindi magari non hanno soldi di pubblicità, non hanno soldi da investire in varie cose, Però no? magari c'è più passione dietro quello che dici. Sì, assolutamente. Infatti le persone che vedo lì spesso andarci il sabato mattina, no? Cioè fare sabato e domenica di un weekend in una cittadina sperduta della Toscana, tipo Pisa, giusto per dirtene una, e partire da tutta Italia per andare lì e farsi quei 2 giorni, significa che le persone che arrivano lì alcune volte sono quelle che tu le guardi e capisci che loro, cioè proprio, non lavorano in realtà, cioè loro giocano con la tecnologia e di questo, cioè questo è diventato un lavoro per loro. Perché sono così felice, così, come dire, entusiasti di essere lì, che capisci che non è più un lavoro, non lo fai per lavoro, ma lo fai più per passione. Certo. Per ciò che riguarda invece l'evoluzione dei developer, diciamo, da quando ho iniziato io ho iniziato alla fine, sono ormai 15 anni, credo, 15-16 anni quasi. Io ho iniziato a 18 anni esatti in azienda, ho quasi 34 anni, quindi quasi 16 anni. E quando ho Quindi non iniziato sei passato io... dalle scuole, scusami, cioè non hai Ho fatto università. fatto, allora, ho fatto le superiori come geometra, quindi cioè, proprio non c'entra assolutamente Ah, nulla, proprio. però avevo già la passione prima, quindi in realtà già alle scuole superiori programmavo per i fatti miei. E male, molto male, aggiungerei, anche perché Tutto fai da te. purtroppo sì, ma le risorse non erano, cioè oggi è molto facile, no? Vai su internet, trovi il gruppo Facebook, scrivi e qualcuno ti risponde. Vai su YouTube, migliaia di tutorial, non so, piattaforme per fare formazione, ne trovi Sì, ci centinaia. Io poi sono quando ero molte piccolo opportunità. io, esatto, quando ero piccolo io l'opportunità era, ora non mi ricordo manco come si chiama la rivista, c'era una rivista che ogni mese pubblicava delle robe sul codice. PC facile. Sì, una cosa simile, cioè non ricordo da bene la rivista, però era una di queste qua, quindi ogni mese andavo lì, compravo e imparavo qualcosa di nuovo, male, perché poi la rivista... Come dire, non è che aveva approfondimenti, cioè ti dava No, le beh. basi e via. Quindi è iniziato così, poi a 18 anni in università, dopo il primo semestre, subito a lavorare. E 19 in realtà, 18 e mezzo, insomma. Che è successo? È successo che quando ho iniziato a lavorare io le risorse erano limitatissime, cioè non c'era Stack Overflow, raga, è inutile girarci attorno. Oggi io cerco un problema, Stack Overflow ha la risposta. Sì. E in genere ne ha più di una valida, quindi... Come dire, all'epoca era molto diverso, cioè il modo con cui tu avevi di prendere informazioni era la documentazione ufficiale del linguaggio, che è quasi Libri e solo quella, libri, colleghi.
Libri e colleghi, esatto, cioè era questo qua, poi potevi beccare qualche volta il tizio super esperto perché di passaggio a Catania, allora magari gli potevi fare delle domande e basta. Beh, non c'era Oggi tutti... neanche l'abitudine di avere né meetup né conferenze, No, no. erano proprio. Non c'era assolutamente nulla. Infatti la cosa che guardandomi dietro vedo tanta gente che studiava, faceva l'università, si laureava e dopo l'università cercava lavoro. Oggi vedo tanti ragazzini a 18 anni che spaccano, cioè oggettivamente sono molto molto preparati perché magari hanno fatto 4 anni davanti a YouTube, piattaforme e-learning varie e questi arrivano a 18 anni che hanno un sacco di competenze. A me mi piace sempre raccontare il caso di quando ho assunto un junior, mentre cercavamo un senior, sapevo che era junior primo lavoro, però rispondeva molto bene alle domande e dopo un paio di giorni, questa persona è venuta a dirmi: mi sono 3 giorni di ferie e io mi sono un po' incazzato perché, cioè, ma hai appena iniziato 8 giorni di ferie? No. E la sua risposta è stata: scusami, però l'ho detto al super capo supremo, devo fare l'esame di stato, quindi devo andare. Io ho preso: cazzo, questo c'ha 18 anni, cioè non si è neanche diplomato ancora. E era appena stato assunto perché aveva appena fatto 18 anni e insomma. E ad oggi, sono passati, non so, 6 anni da quel momento, questa persona è ancora una di quelle che io guardo e dico, cavolo, è un genio. Cioè, era un genio all'epoca, per essere un junior. Oggi ha acquisito un sacco di competenze ed è una persona super preparata in questo settore. Come si è formato online. Cioè, Tutto io da solo. non... Sì, Però per però molti non lo è può così fare. facile, cioè nel senso è vero che le risorse sono tante, tantissime, però vedo che anche nelle community molti cercano anche di essere in qualche modo guidati perché ci sono queste menti che ci mettono anche veramente poco a imparare una nuova tecnologia, capiscono al volo, sono proprio, sai, quelle persone portate, che poi magari hanno altre tipologie di difetti, perché magari sono molto intelligenti, molto bravi tecnicamente, poi però parlarci, averci diciamo una relazione, un dialogo diventa un casino perché sono al di sopra un po' da questo punto di vista. Altre persone vedo che invece magari sono più normali, tra virgolette, e tra tutte queste informazioni fanno anche parecchia fatica a dire cosa studio, studio questo, studio quell'altro, che cosa mi servirà? No, allora è super vero. Anche perché ora viviamo il problema opposto, no? Cioè, quando c'ero io non avevi Troppo. risorse, ora ne hai troppe. Cioè, ora oggettivamente dove ti giri, trovi un corso di qualcosa. Esatto. E un annetto, 2 annetti fa ho fatto un giro di conferenze portando un talk su JavaScript base e una delle slide che c'era dentro è Winter is coming, un altro framework JavaScript sta arrivando. Perché È vero. effettivamente cioè ce n'è migliaia e le risorse dove studiare sono altrettante, no? Cioè vai su YouTube, cerchi corso JavaScript e trovi migliaia, alcuni buoni, altri meno buoni. Quindi scegliere sicuramente è difficile. Io la cosa che dico sempre è che fortunatamente in questo settore, a differenza di altri, non vedo molta competitività. Cioè, sono felice di farti vedere che ho scritto il codice più bello del mondo, però se tu domani arrivi col codice scritto migliore rispetto al mio, sono un po' anche felice perché ho appreso il 99%, poi non tutti, giustamente. No. Quindi la cosa che consiglio a queste persone è quella di non farsi paura e chiedere a delle persone che magari possono aiutarli. Aiutarli nel senso, cioè io ad esempio capita spesso che mi scrivono e mi chiedono, senti ma studieresti Java o Python? Vabbè, lì la risposta è sempre dipende un po' da che cosa vuoi fare, come vuoi evolvere, eccetera, eccetera. Però una volta poi capita la necessità, gli riesco a dire, guarda, no, vuoi fare machine learning, studia Python. Certo. O no, vuoi lavorare su applicazioni enterprise per Nang? No, fai assolutamente Java. E alcune volte hanno paura a chiederlo, altre volte invece sono pure troppo sfacciati, aggiungerei. Però secondo me il consiglio padre, dal suo punto di vista, è quello di non farsi problemi a chiedere, perché soprattutto nei gruppi ci sono un sacco di persone pronte ad aiutare. Poi ogni tanto aggiungo che succede che quando si chiede qualcosa si chiede male. E si viene bombardati da un flame inutile, tipo, che ne so, i classici flame, laurea sì, laurea no, Sì. oppure lavori in una grossissima azienda di consulenza che mi consigliate di fare, lì la gente si scatena. Però l'altro consiglio che do è di non farsene troppo un problema. Diciamo,
Io tendo a guardare sempre le cose positive. Se scrivo qualcosa e la gente la interpreta male, non penso che la gente è stronza. Se si può dire stronza in un Sì, podcast, sì. non lo so. Penso che magari ho sbagliato io a scriverla e quindi cerco di migliorarmi su quel punto di vista per rendermi inattaccabile la prossima volta. Passami il termine. E alcune volte invece queste cose ti aiutano perché capisci anche persone un po' più disponibili con cui poi puoi allacciare dei rapporti che vanno oltre la singola domanda e risposta. Quindi il mio consiglio in questi casi è sempre chiedere, cioè se non si ha idea, chiedere. Poi, ultima cosa su questo topic, è sempre una scommessa. Ne parlavo anche ieri a un altro talk che ho fatto online. Quando scegli una tecnologia e dici io oggi imparo, beh, non lo so, TypeScript, diciamo un linguaggio a caso, no? Oppure il framework X, Angular, React, quello che è, parlo di tecnologia front-end, ma vale per qualsiasi altro ambito. Fai una scommessa, perché tu oggi inizi a impararlo, diventi molto bravo fra 2 o 3 anni, se va bene, e fra 2 o 3 anni tu non sai se quella tecnologia è ancora una tecnologia in voga. Potrebbe Certo, morire da lì a pochissimo. certo. Quindi, ad esempio, pensa a me, io, il mio inizio carriera è stato fatto con questo linguaggio di programmazione, si chiama Lingo. Sai che Io non lo... sfido tutti quelli che ti ascoltano, io sfido, cioè, voglio contare quanta gente sa che cos'è. E da questo linguaggio di scripting per Adobe Shockwave. E quando io ho iniziato a farlo, Shockwave era il 3D sul web, cioè non Sì. c'era altro. Un anno e mezzo dopo, HTML5, distrutto tutto, cioè, E io ho fatto la, ho spazzati via. avuto la stessa esperienza con Flex e anche lì è successa esattamente la stessa cosa, distrutto nel giro di pochissimo tempo, nonostante andasse benissimo. Esatto, io ho scommesso su quel linguaggio e è andata male. Altre volte ho scommesso su un linguaggio vincente all'inizio, tipo AngularJS, la prima Certo. versione, ho iniziato proprio all'inizio e mi è andata bene. E è Sì, successo altre non volte di potevi scommettere saperlo, su. giustamente, hai ragione, No. cioè adesso cambia talmente rapidamente il mondo che non è possibile dire cosa studio che mi possa servire per il futuro. Le basi. Studiati le basi. Io infatti quello che dico conta molto di più oggi avere un metodo di studio piuttosto che conoscere una tecnologia in particolare, perché con quello poi ci riesci effettivamente ad andare avanti. Sì, assolutamente. Qua c'è un'altra bella citazione di un professore dell'università, perché è vero che ho iniziato prima, però ho frequentato l'università, anche se non ho mai conseguito il titolo, quindi non C'è sono sempre mai tempo, però laureato. Però ancora. sì, no, infatti, guarda, ci stavo seriamente ripensando, però non tanto perché ne ho bisogno, quanto per finirla. Cioè, nel senso, l'ho iniziata, è una cosa che è sempre rimasta a metà, direi anche al 90%, più che a metà, però. E un professore del primo anno ci disse: io non vi insegnerò a programmare in Java, il mio scopo è insegnarvi a programmare. Ma Sai che poi sei se Java. il secondo che ho intervistato che ha avuto un'esperienza del genere e io vi dico ragazzi siete stati benedetti perché avere un insegnamento del No, genere è veramente il massimo. assolutamente. Infatti, era uno di quei professori dove gli esami si facevano su carta, quindi scrivere il programmino su carta. E non guardava la sintassi, non guardava molto cosa ci mettevi dietro, non la parte logica. Alcune volte mi è capitato di consegnare gli esami e rendermi conto a casa che l'esame faceva schifo perché avevo sbagliato il nome della funzione, quello quell'altro, pensavo che andava malissimo, in realtà andava molto bene. E quando andavo a correggere mi diceva: vabbè, questo tranquillo lo guarderesti nella documentazione, non è che ti serve saperlo a memoria. Certo, anche perché L'importante è poi che hai fatto un programma che logicamente sta in piedi. quando lavori non è che non puoi guardare i libri, non puoi guardare i Stack No, Overflow, cioè ovvio che li guardi. ma guarda che io, cioè, se non avessi internet, io veramente non riuscirei a scrivere codice, cioè perché la maggior parte delle robe non le ricordo a memoria, non Ma è riesco. normale, Cioè, cioè ci metto la parte logica, ma la funzione la devo andare a vedere. Non mi ricordo, ah, ma avevo 1 o 2 parametri, si usa così o si usa colà, va fatto ed è normale che sia così. Preferisco, come dire, conservare in memoria le cose più importanti, piuttosto che magari il nome esatto della funzione. Certo, no, ma è assolutamente giusto. Io adesso ti volevo Poi fare un'altra una... cosa, Dimmi. scusa una cosa, volevo, perché magari poi non affronteremo più il discorso, però è una cosa che tengo molto a dire. Cioè, io non ho una laurea, perché comunque per strade diverse non l'ho mai presa, però ho comunque studiato all'università, che mi ha dato un sacco di basi. Ecco. Cioè, io ho studiato algoritmi 2, non so, basi dati, l'ho fatta all'università. E sono tutte materie che ad oggi sono
soprattutto ad oggi, quindi non quando ho iniziato, ma dopo 15 anni di esperienza, sono indispensabili per fare il lavoro che faccio. Quindi, quando, se qualcuno che ci ascolta si stia chiedendo laurea sì, laurea no, la mia risposta è sempre nel dubbio falla. Magari non ti fermare come quella è la verità assoluta, perché il mondo evolve, magari i programmi non riescono a stare dietro, no? Però una cosa super importante è quella di apprendere certe basi, no? Perché strutture dati o design pattern o che ne so, complessità algoritmica non le vai a fare da solo, cioè io non le avrei mai fatte se non avessi avuto un esame, e ad oggi mi rendo conto che quella è una delle cose che più mi ha fatto evolvere all'interno della professione. Questa Cioè, è una cosa molto interessante perché tra tutte le persone che ho intervistato e che hanno fatto l'università, ho notato in alcuni casi dei pattern ricorrenti, in altri un po' di opinioni discordanti. Allora, in alcuni casi quelli che propendevano per università no è perché l'università non ti garantisce comunque l'ingresso nel mondo del lavoro per vie, diciamo, prioritarie. Perché effettivamente, poi alla fine, non è, almeno nella gran parte dei casi, non è detto che università uguale posto di lavoro già garantito. Dall'altra, invece, tutti quelli che propendevano per università sì, è perché hanno avuto una formazione come la tua, cioè dove hanno fatto tesoro di tutto quello che è stata l'esperienza di strutture dati, algoritmi, logica, e in un caso è anche venuto fuori anche il fatto di doversi misurare con problemi molto complessi da risolvere, situazioni difficili. E quindi questa cosa, università sì, università no, è un tema che secondo me non esiste la risposta universale, sai? Cioè, c'è gente molto brava che non l'ha fatta, e gente molto scarsa che l'ha fatta. Cioè, non è una cosa universale. Io la cosa che dico sempre è che non importa tanto il titolo, cioè, avere il pezzo di carta che scritto io sono laureato non è una Sì, cosa tra l'altro tu, cioè, tu sei un decisiva. caso anche anomalo perché tu l'hai fatta, ma non hai il pezzo di carta. Esatto, cioè, io ho studiato praticamente. Oh, non mi ricordo esattamente quante materie mi mancavano, però su un programma da 30 materie, 31 materie, me ne mancavano tipo 5, E perché ti sei 5, 6. fermato? Mi Se sono si può fermato perché dire, io cioè. invece. No, beh, nessun problema, nessuna vergogna. Come dire, quando mi sono iscritto all'università ho deciso che la maggior parte del costo dell'università lo assorbivo io come persona e non la mia famiglia. Quindi io ho pagato alcune volte le tasse. Pagavo spesso l'affitto, le uscite, il cibo e tutte queste cose qua. Per farlo sono dovuto andare a lavorare. Quando la cosa è diventata, come dire, pesante, perché poi il part-time è diventato full-time, il full-time è diventato full-time più qualche oretta di straordinario e quant'altro, non sono più riuscito a stare dietro a tutte e due, purtroppo aggiungerei. Però ribadisco, cioè ho fatto molte delle materie, soprattutto quelle più interessanti per la professione. Quindi diciamo che sostanzialmente il motivo è quello, volevo automantenermi e solo studiando non riuscivo. Ci sta, ci Cioè, sta, ci sta. semplice e banale. Sul discorso laurea sì, laurea no, però come ti dicevo tutto dipende. Uno dovrebbe studiare per le conoscenze. È anche assolutamente vero quello che dice qualcuno, come accennavi tu poco fa, avere una laurea non significa avere un lavoro. Cioè, se io mi fermo, a me è capitato di far colloqui, no? Cioè, intervisto un sacco di persone per trovare gente per il team per cui, diciamo, lavoro, cioè in cui lavoro in realtà. E alcune volte mi succede di, non so, prendere il laureato magari con una triennale, una specialistica, dottorato in un'università pazzesca e pensare, cavolo, questo spaccherà le pietre. Poi arriva lì e magari, che ne so, ha un anno di buco sul CV. Quindi si è laureato, ha finito il master, quello che è un anno prima, e gli chiedi, ma cosa hai fatto quest'anno? Cioè, ok, ti sei laureato, va bene, ma poi? E poi magari alcune volte la risposta è ho cercato il lavoro. E io non, come dire, questa cosa mi fa uscire pazzo. Cioè, tu hai studiato 5, 6, 8 anni della tua vita, poi finisci l'università e basta, cioè proprio chiudi i libri e smetti di guardarti attorno. È vero, alcune volte non lo sanno, quindi diciamo che poi in genere questi colloqui si concludono sempre con il mio consiglio è
altre volte solo paura, magari hanno fatto il lavoretto per l'amico, il sitarello, eccetera, hanno paura di farlo vedere perché non lo reputano a un livello adeguato per magari un colloquio. Io la cosa che dico è sempre: studi per le competenze, fai per le competenze. Quindi quando a me è capitato, alcune volte di prendere dei lavori, semplicemente tipo il primo io ho preso il lavoro perché sapevo un po' scrivere codice e perché ero diplomato come geometra. Perché in un ambiente Che è 3D la stranissimo. parte, sì, l'ambiente 3D la parte, come Ah, dire, beh, certo. di Ah, beh, in effetti, sì. design era, cioè, trigonometria all'epoca era un drago, no? Quindi mi mettevo lì, tac, Dovevi e solo per loro è trovare il stato un modo di plus. convertirlo sul programma da usare ed eri a posto. Esatto, quindi, come dire, non è stata una competenza buttata, anzi, è stata una competenza super utile. E così con tutto il resto, no? Ogni tanto leggo qualche libro di comunicazione, che ne so, come parlare in pubblico. Titolo a caso, no? Lo leggo, ma non è che lo leggo perché penso, ok, ora lo metterò in pratica, però poi spesso succede che invece è utile nel mondo del lavoro o nell'interazione quotidiana. Quindi la cosa che dico è: finite il corso di laurea e poi non fermatevi, guardatevi attorno. Il fatto magari di riuscire a fare studio e non dico lavoro, però il iniziarsi ad informare su che cosa il mondo offre, sulle tecnologie che sono in voga, perché poi l'università, e secondo me è giusto così, non darà mai la tecnologia moderna o l'ultimo framework Certo. uscito, perché l'università, lo scopo dovrebbe essere quello di fornirti le basi per poi autoapprendere queste cose. Quindi è normale, cioè se tu hai solo le basi, esci fuori e la richiesta di lavoro è per uno sviluppatore React con 3 anni di esperienza, neolaureato, non riesce a soddisfare la cosa. Però il Certo. fatto di sapere che esiste e magari ci hai messo mano non ti farà pigliare il lavoro con, diciamo, il requisito di 3 anni di esperienza, ma magari un lavoro come junior sì. E da lì poi tutto inizia. Poi da lì è semplicemente non smettere mai di fermarsi, cioè non fermarsi mai. Tu da quant'è che adesso fai colloqui? Allora, in realtà non c'è un... nel senso che togliamo ora i primi anni di lavoro, poi tendenzialmente nelle aziende è sempre successo che arrivando qualche colloquio per il team dove lavori, per il team che gestisci, eccetera, capita. Quindi ho iniziato non lo so, i primi li avrò iniziato a fare forse 8 anni fa, 7 anni fa. Ok, e che caratteristiche hai sempre cercato di trovare nelle persone, al di là dell'aspetto tecnico? Ok, così chiaramente mi brucerò tutti i prossimi perché dovrò Ah, no, portarli tutti questi anni. vabbè. No, sto scherzando, assolutamente. Allora, diciamo che fondamentalmente ci sono alcune caratteristiche. La prima è la curiosità. Quindi devono essere persone curiose, devono non fermarsi al guardare le cose che fanno, no? Ma guardare oltre. Uno dei test che faccio per capire se sono persone sveglie, diciamo così, poi non oltre, dargli un problema, diciamo, logico, molto molto semplice, ma che in realtà può avere un risvolto molto molto complesso. Ok. Che ne so, la classica, ora faccio l'esempio Per non stupido, non perché... bruciarti i test che fai nei Esatto. colloqui. Però te ne faccio uno simile. Immaginati penso, una funzione che inverte l'ordine delle parole, no? Che detto così è una cosa banalissima, però ci sono tante cose che non stiamo considerando. I punti, la punteggiatura, gli Certo. spazi. Se sono doppi spazi vanno considerate come doppie parole, quindi vanno invertite tutti e due, vanno rimossi. Questo problema è molto semplice, chiaramente non è l'esempio che faccio ai colloqui, però è giusto per darti un'idea simile. È un problema semplice, perché io dico, vabbè, scritto per spazi e inverto, fine, risolto il problema. In realtà, se qualcuno già solo si fa la domanda ma la punteggiatura conta come cosa a parte, Quindi come... tu solo dal fatto che lui abbia, si sia posto la domanda hai detto ok, questo è un ragionamento. Guarda oltre, sì, è esattamente quello. Poi ci sono una serie di altre cose, nel senso che chiaramente dipende anche un po' dal livello, dipende un po' dalla posizione specifica, però se cerchi un lead è chiaro che deve avere Chiaro. un modo di porre le cose particolarmente chiaro, e anche lì la cosa, come fai a capirlo? Cioè non è che gli chiedi se sei molto bravo a fare comunicazione oppure no, no.
Gli fai una domanda in cui risposta è molto molto complessa e non c'è modo di semplificarla e vedi il modo con cui lui te la spiega. Cioè, una volta mi è capitato di chiedere, fai finta che sono tua nonna e spiegami come funziona un counting sort, che è un algoritmo di ordinamento. E questo si è messo lì e fa, allora prendo delle scatole dalla A alla Z. Grande. Ok, vuote. Poi prendo il libro che inizia con l'A e lo metto nella scatola dell'A, il libro che inizia con la B e me l'ha spiegato così. Allora, ho preso, vabbè, questo, prendo un concetto molto complesso, lo riassumo in In un maniera esempio molto molto semplice. chiaro. Esatto, e in poco tempo, quindi senza prepararlo, quindi molto, molto avanti. E altre caratteristiche che guardo in genere sono una cosa che mi piace sentire è quando mi dicono: sì, no, io partecipo a conferenze e meetup. Ah Perché, come beh, è col dicevo test fondo non ha prima. porta aperta, ovvio. Esatto. Vabbè, altre cose poi in genere si valuta la persona. Ti è Certo di mai non capitato far. di fare una scommessa su di una persona? Cioè, una persona che ti si è presentata davanti e lì per lì hai detto, non so, non, magari tecnicamente non è quello che mi serve, però vedo qualcosa in questa persona che potrebbe sbocciare. Allora, sì, succede, è successo qualche volta. Ti direi che l'ultima volta è stato un paio di anni. Un annetto fa, un annetto e mezzo fa, saggista. All'inizio non si sapeva dove metterla, l'hanno affidata a me. Quando ho iniziato a parlarci, ho capito che pazienza ne sapeva poco. Avevo appena iniziato, giovanissima, quindi sapeva veramente poco. E, ho passato un paio di mesi dicendo: secondo me ce la fa, cioè secondo me ce la fa, le competenze, riesce tutto. E mi ricordo che alcune volte, cioè, dovevo veramente istigarla, ma tanto, nel senso che gli dicevo: ma tu nella vita che vuoi fare? Cioè, perché se vuoi fare il programmatore, la programmatrice, non è quello che fai se continui così. Quindi cerca di farmi vedere di più, cerca di farmi vedere di più, cerca di farmi vedere di più. E mi ricordo molto, esperienza molto molto bella, che io ero in vacanza, lei no. E praticamente dovevamo fare una presentazione, io ho lasciato quasi tutto fatto, mancavano poche cose. A un certo punto il PM viene e ci dice: ragazzi, dobbiamo assolutamente cambiare questa cosa, perché sennò ci ammazzano quando la vedono. Va bene? Allora dico: guarda, domani ero in Puglia, credo. Dalla Puglia mi collego, la sistemo, ci vorrà mezza giornata e sistemo. Scrivo all'epoca la stagista e mi dice: ok, fallo domani, facciamo assieme questa cosa, ok. Il giorno dopo mi collego, 9, era sera, il giorno prima, quindi mi collego il giorno dopo alle 9, vedo il codice, provo l'applicazione e la roba che avevo detto il giorno prima che dovevamo fare era fatta. E io mi chiedo: cioè, ma come può essere? Cioè, non era sicuramente fatta. Alla stagista l'ho spiegato alle 18:00 o ha fatto nottata, perché se io ci metto mezza giornata, lei ci mette un giorno, no? E alla fine ho chiesto e lei mi ha risposto: no, tanto alla fine il problema è solo, passami il termine, visualizzazione. Ho detto sì, e io ho imbrogliato, perché se vai a vedere bene questa cosa ora funziona in questo modo, che fa sembrare che sia così, ma in realtà non lo è. Poi quando torni la sistemiamo con tranquillità. E io ho risparmiato un giorno di vacanza, cioè un giorno anziché lavorare. Non mi sono fatto mare e piscina. E questa cosa mi ha fatto capire che in quel momento avevo scommesso sulla persona giusta. E Poi dopo 2 anni chiaramente. come si è risolto l'esperimento? Allora, dopo 2 anni, diciamo, purtroppo le nostre strade si sono divise per questioni aziendali, nel senso io ho cambiato azienda, quindi. Però devo dire che so che ha una buona carriera, quindi sta andando avanti e lavora bene. Quindi ogni tanto capita di sentirci poco in realtà, o almeno sicuramente meno rispetto a quanto vorrei. Però so che sta facendo progressi e va avanti. Quindi ci hai visto Anche lungo lì, in quel no. caso. Sì, ma alla fine non credo che sia una questione di. Cioè, non penso che esistano persone che sono più portate nel fare qualcosa. Penso che ci siano persone che per una serie di fattori hanno più competenze di base su quella cosa. Che significa? Significa che se da piccolo giocavi coi Lego, faccio l'esempio stupido che ho anche usato un sacco per il discorso del gender gap, se da piccolo giocavi coi Lego e quindi riuscivi a tenere sulle costruzioni, hai un po' più di ragionamento logico rispetto a chi magari giocava, ora non lo so, sparo cose a caso, con la lavagnetta e i colori.
Questa cosa cosa fa? Fa sì che quando arrivi a far matematica, magari, dico una cosa a caso, sei leggermente più portato rispetto a qualcun altro e questa cosa ti porta a essere leggermente più portato nel fare la programmazione o quello che è. Però è solo una questione di percorso, quindi se tu recuperi le tappe che ti sei perso, certo, magari ci metti un po' più di tempo, perché poi studiare la matematica è, non so, 13 anni di vita studi matematica. Quindi recuperare in 6 mesi non è facile, no? Però se riesci a, come dire, a riprendere alcuni gap sulla logica, sul pensiero computazionale, tutte quelle cose lì, poi diventi bravo, anche se inizialmente pensavi che non eri portato. L'altro esempio è il classico laureato in lingue, no, scusa, diplomato in lingue, che a un certo punto dice, no, vabbè, ma che devo fare con le lingue? Morirò di fame? E allora va a vedere le statistiche dei lavori più E trova lo produttivi sviluppatore. e trova lo sviluppatore. Si iscrive, i primi anni di laurea le prende proprio mazzate sulle gengive in una maniera incredibile, poi piano piano, piano piano, piano piano migliora e ora è un ottimo sviluppatore. Chiaramente quella persona usciva da un percorso classico, no? Cioè non aveva Certo. assolutamente di matematica, di cose. All'inizio ha penato molto, però poi non ha lasciato e alla fine ce l'ha fatta. Quindi penso che sia solo una questione di che cos'è che ti piace fare. Premessa, la scelta assolutamente a caso, però poi ha apprezzato e si è appassionato, e quindi è quello che secondo me ha fatto anche un po' la La differenza. passione. Sì, senza passione secondo me non si va da nessuna parte. Anche questo è un aspetto interessante perché comunque oggi ho intervistato anche per esempio i ragazzi di Boolean e loro fanno il corso proprio per chi parte da zero, ma proprio con pattern di esperienza di vita completamente differenti dalla programmazione e li portano a diventare sviluppatori. Quindi secondo te chiunque effettivamente ce la può fare, è ovvio con tempi e modi diversi, ma secondo te è una cosa che la programmazione è effettivamente alla portata di tutti, considerando i vari Sì. No, livelli, ovviamente. no, beh, è chiaro. Comunque, poi una volta che entri in questo mondo è sempre un path di carriera che è più o meno simile, no? Inizi come stagista o junior, poi diventi mid-senior, quindi cioè è impensabile che qualcuno inizi e diventi senior, ma No, neanche beh, persone che hanno ovvio. studiato tanto, no? Però la cosa che penso io è sì, cioè è assolutamente fattibile, purché ci sia interesse e volontà, e soprattutto l'altra cosa che odio spesso è quando mi dicono no, non ci sono portato, quindi neanche provo. Quella è una Ma cosa che quello fa. avviene anche in tanti settori, cioè, ma anche al di là fuori dell'ambiente lavorativo, ci sono persone che ti dicono: no, ma io questa cosa non sono in grado di farla. Però una cosa che dico io è che secondo me se non provi non potrai mai Bravo. saperlo. Cioè io ho conosciuto un sacco di sviluppatori che alcune volte, cioè mi ricordo, faccio altri esempi così, giusto per chiacchierare. Un'altra Sì. volta un ragazzo a un certo punto viene da me e mi fa, Michel, lascio l'azienda. Pensato, era è ad oggi il più bravo frontendista che io conosco. Mi fa lascio l'azienda. Ho pensato, vabbè, andrà a lavorare in qualche super multinazionale pazzesca perché gli avranno aperto una barcata di soldi, no? E vabbè, dove vai? Ah, vado in questa città, ma perché? La sua risposta è stata, sai, mi mancano 2 esami per laurearmi in filosofia per specializzarmi in filosofia da un anno. Non riesco a studiarle, non riesco a eccetera, quindi ho deciso che stoppo, mi laureo e poi torno a fare front-end. E io quando mi ha detto questa cosa, io gli ho detto, scusa, ma tu non hai fatto Accademia di Belle Arti? Perché magari qualche front-endista uscito dall'Accademia poteva essere una cosa, io pensavo che facesse Accademia di Belle Arti oppure informatica, no? Lo conoscevo ormai da un anno e mezzo, ma non ho mai parlato di laurea. E lui mi fa no, no, faccio quello. E io ci sono rimasto malissimo. All'inizio perché dicevo, ma come può essere? E questo è iniziato da autodidatta. Si è messo lì per il sitarello degli amici, poi ha capito che gli piaceva, però ormai aveva scelto quel percorso di studi, quindi non lo tagli e fai altro. Poi ha iniziato a trovare lavoro e così è andato. Penso che anch'io ho conosciuto un ragazzo che ha fatto più o meno la stessa cosa. Ha iniziato sbagliando perché aveva iniziato a studiare JavaScript convinto che fosse Java. Però era un mezzo genio, nel senso l'ha imparato in pochissimo tempo ed era diventato un maestro in quello. E poi quando l'ho conosciuto io, dopo erano già diversi anni che lavorava e quando l'ho conosciuto io aveva tipo 23 anni. Si era preso un anno sabbatico perché doveva laurearsi in fisica quantistica.
Quindi No, cioè. no, queste cose succedono, ma c'è un sacco di esempi, cioè anche persone che, cioè tu le guardi e dici, cavolo, questi hanno sicuramente fatto degli studi di un certo tipo, e poi in realtà scopri che magari sono a stento diplomati. Però è tutta una questione di anche sforzi che hanno fatto, cioè io la cosa che dico, ad esempio, tipo sul discorso laurea sì, laurea no, è che se fai una laurea in informatica, ingegneria informatica, se poi ti devi andare a... Diciamo, devi andare ad affrontare alcuni problemi, magari anche di, che ne so, progettazione, no? Software. Magari ha una forma mentis che ti aiuta, e quindi all'inizio, cioè, i tuoi primi casi sono molto più semplici da risolvere. Certo. Però col passare del tempo e acquisendo esperienza, questo livello, secondo me, viene meno. Quindi vedo molta gente che effettivamente non ha mai studiato, mai... Cioè, un altro esempio, un ragazzo che cioè, fa lo sviluppatore, diciamo, di applicazioni mobile, e lui era così portato nel fare il suo lavoro che riusciva a sviluppare con la stessa qualità applicazioni iOS e Android native come se nulla fosse. Cioè, lui li aveva studiati per i fatti suoi. All'epoca aveva, non so, 24 anni e non aveva mai lavorato, non aveva mai realmente fatto un'applicazione, cioè lui non aveva mai prodotto un'applicazione messa sullo store. Lui aveva solo studiato, arriva in azienda, lo guarda e pensa, cazzo, questa è una bomba, e poi scopri che ha iniziato tipo a lavorare 6 mesi prima. Pensa a te. Il discorso era semplicemente, era molto appassionato, quindi lui tornava a casa, aveva il problema della giornata e si metteva lì fino a quando non lo risolveva. E aveva metodologia, non tanto sullo Ecco. studio quanto sul cercare, secondo me. Cioè lui era molto bravo a trovare le informazioni che gli servivano, e Anche questa cosa questa è una lo skill rendeva... non da niente, saper trovare le informazioni. Sì, è un'altra cosa che se potessi valutarle con l'occhio farei. Cioè, non so come, ad oggi non so come testarla, quindi ascoltatori, se avete un modo per testarla fatemelo sapere. Vabbè, facciamo una call for Cioè, paper. sì, perché cioè, l'altra cosa è che se sei bravo a cercare e hai un po' di basi e non ti fermi a fare il copia e incolla, perché quella è un'altra cosa che secondo me distrugge il Tremendo. nostro settore, se hai buone skill nel cercare risolvi molti problemi. Io, ad esempio, Assolutamente. tipo, ho imparato, nel senso che non ero così bravo, ma anche perché ribadisco io, ma come te e qualcun altro, viviamo in un'epoca diversa. All'epoca non c'era tutto quello che c'è oggi, Noi ma tu li l'abbiamo visto cercavi crescere online. proprio i primi Stack Overflow. Boh, Sì, non mi ricordo io mi neanche cosa c'erano i ricordo. forum. Bravo. Sì, c'erano i forum, le chat su IRC, cose così, cioè non c'era altro. Cioè, io mi ricordo che i primi script che ho fatto in C Sharp. Cioè, se me lo chiedi oggi io non ho idea di come funziona, però all'epoca scrivevo robina in C Sharp, avevo 14 anni. Perché? Perché avevo beccato IRC a caso, cioè all'epoca ero super fan di Dragon Ball, parliamo di 13-14 anni, no? E allora cerco Dragon Ball, sì, ora non mi ricordo, forse AOL, Ah, non proprio. c'era Google, forse sì, avevo appena iniziato, però non è una cosa che si usava. C'era, cosa Quindi... c'era? Altavista e Yahoo. Sì, c'era Yahoo. Comunque, avevo cercato Dragon Ball e è uscito questo sito che va alla chat, no? Entro in chat, che è una chat web, e inizio a parlare lì con le persone a caso. A un certo punto scopro, ma questo proprio dopo settimane, che io su quella chat potevo entrare utilizzando un programmino. Quindi io scaricavo un programmino, mettevo delle configurazioni, lui mi portava dentro quella chat senza dover aprire il sito. Super comodo. Scarico il programmino, a un certo punto parla, 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 scopro che potevo fare cose all'interno di quel programmino, tipo bot oppure lettori MP3, programmandoci in C Sharp. Poi ci siamo messi lì con un gruppo di ragazzi, alcuni li sento ancora ora, sono passati veramente 20 anni, no? Ci siamo messi a programmare gli scriptini per la chat, e da lì è che comunque è nata, per esempio, la passione. Quindi la cosa che dico è che non vuol dire volere e potere, né più né Assolutamente, meno. assolutamente. Io ti volevo fare una domanda un po' scomoda. Allora, io so che hai lavorato in una enorme azienda, di cui non faremo nomi perché so che non vuoi Ok. citarla, però io ti volevo chiedere che cosa ti ha dato quell'esperienza? Ok, è molto difficile da spiegare, però ci provo. Allora, è un discorso molto ampio ed è anche un discorso che finisce sul perché alla fine, lavorando per un'azienda multinazionale americana, avevo molte possibilità poi di trasferirmi per altri lavori in
in America, ma non l'ho fatto. Che cosa che mi ha lasciato? Allora, mi ha lasciato sicuramente forma mentis, cioè come organizzare il lavoro. Una delle cose che ho imparato lì, ad esempio, è tipo tutta la parte del lavoro in smart working, cioè il team era distribuito, quindi non avevo dei colleghi in ufficio. Avevamo un ufficio, ma i colleghi dell'ufficio lavoravano ad altre cose. E quindi il fatto di organizzarsi, organizzare per tempo, avere una mentalità del fatto, cioè avere una mentalità in cui se sai che un collega non parteciperà a una riunione, avere già il backup su come fargli avere l'informazione, quindi documenti, Certo. meeting note banalmente, no? Come gestire il tempo, quindi lavorare più per obiettivi che per ore. Quindi io cerco, vabbè, ora lavoro in un'azienda italiana, lavoro 8 ore, però tendenzialmente cerco di organizzare le mie attività per obiettivi e non per orario, no? Quindi direi che tutta la parte organizzativa è di come il lavoro viene affrontato giornalmente, è quello che più mi ha lasciato. Il motivo per cui poi sono rimasto qua, nonostante magari, non dico in maniera semplice, però avrei potuto fare il colloquio e andare fuori, e in realtà ho avuto delle proposte, soprattutto Dublino, Zurigo, insomma, erano arrivate alcune proposte, però ho deciso di lavorare in un'azienda, diciamo, italiana, almeno con una base forte in Italia. E il motivo è stato semplice, perché a un certo punto, lavorando in un'azienda così grande, mi sono reso conto che, soprattutto nelle zone dove la maggior parte degli sviluppatori vogliono andare, è un casino, cioè se tu vuoi andare in Silicon Valley oggi, vivi secondo me un inferno, per un po' di motivi. Il primo è il costo della vita, che è altissimo. È vero che diciamo, percentualmente guadagni molto di più e quindi te lo puoi permettere, ma è anche vero che se rimani senza lavoro e ti sei fatto una vita lì, Ti bruci tutto. lì ti servono un sacco di soldi per vivere. In Italia, ora magari a Milano no. Però in Italia, nel mio paesino, Pierre Salmerina, in provincia di Enna, vivi con 500 euro al mese. Cioè, magari non ci fai la vita da ricco, ma vivi. Cioè, 500 dollari al mese in un paesino vicino a San Francisco, dove vicino intendo a 300-400 km, muori letteralmente di fame. Cioè, fai il senza tetto. E quindi questo è stato uno dei motivi. L'altro motivo è che mi ha, diciamo, spinto ad estate. E qui vorrei che passasse il messaggio giusto, perché è una cosa un po' complicata secondo me da spiegare. Cioè lì è popolato da gente super competitiva e a un livello molto molto alto. Ora, la domanda è cosa succede se 10 di quelle persone, anziché andare lì, restano in Italia? Cioè questa è la domanda che mi sono fatto. Quindi ho pensato, perché non spendere quello che io ho imparato qui, dove sicuramente ho un valore di mercato alto come diciamo dipendente, perché comunque ho fatto delle esperienze e quindi avrò uno stipendio più alto magari rispetto alla media degli sviluppatori del mio stesso livello, e in più con quello che faccio, quindi non è lo faccio per beneficenza, lo faccio per lavoro, guadagno la stessa Certo. cosa, però con quello che faccio cerco di aiutare delle realtà in Italia che magari fra 10 anni, non dico che diventeranno la nuova Microsoft, la nuova Google, però magari miglioreranno un pochettino, proprio percentualmente lo 0,01%, anche grazie al lavoro che faccio io. E quindi alla fine ho deciso di restare. Ma Ammetto che ad oggi non sono assolutamente pentito. Ok, ma riesci a pa far passare questo messaggio anche a altre persone che magari ti dicono: io avrei l'ambizione di andare a lavorare in Facebook, Microsoft e Google. Tu dici, cerchi di fargli passare questo messaggio. Allora, secondo me non è una cosa che può passare a prescindere, cioè nel senso che se il tuo sogno è lavorare in un'azienda di quel tipo, magari, ora specifichiamo alcune cose, se tu vuoi farlo sviluppatore in un'azienda di quel tipo, perché sappiamo benissimo che ci sono queste aziende in Italia, ma non hanno settori di sviluppo vero e proprio, e il tuo scopo nella vita è fare quello, se tu vuoi fare quello non hai nessun modo se non andare dove ti portano, tra virgolette. Quindi se è un tuo sogno è inutile, cioè posso dirti e fare quello che voglio. Non... Se lo fai per l'esperienza, perché lavorare in un'azienda di quel tipo chiaramente ha dei vantaggi e ti permette di acquisire le competenze che non acquisisci da altre parti, assolutamente io dico vai. La cosa che dico è sempre dicendo, ora la butto veramente sul materiale, cioè se io cerco lavoro oggi in Italia,
avendo un curriculum di un certo tipo, riesco a trovarlo molto facilmente, più facilmente rispetto a un anno fa, no? 2 anni Certo. fa. Questo fa sì che il mio valore, parlo di me, ma in generale questo non è che vale solo con me, c'è tanta gente che ha anche molto, molto più valore di mercato, anche non avendo lavorato per grosse multinazionali, tra virgolette. Quindi la cosa che dico è, mi posso spendere, quindi io in Italia il lavoro lo trovo abbastanza facilmente, cioè posso tranquillamente andare da un'azienda che mi piace e dire, ciao, ho fatto questo nella vita, mi assumete, faccio i colloqui, spero che vadano bene, se vanno bene mi assumono. Se faccio io la stessa cosa in Silicon Valley, quindi prendo il mio CV, vado dall'azienda che mi piace, dico mi assumi, il mio CV neanche viene letto. E beh, Certo. questa è la differenza. Cioè, la differenza è che se sei bravo in Italia, hai molte possibilità che all'estero non avrai mai. Tutto qui. Quindi lo scopo per chi vuole restare in Italia è diventare bravi veramente. Tu hai uno spirito molto patriottico. Rispetto ad altre persone che ho intervistato, e questo è anche il bello delle interviste che sto facendo, vedo diversi anche approcci, cioè tu mi hai dato una risposta molto più a dire portiamo il valore all'Italia e cerchiamo di mantenerlo qua, altri invece dicono no, l'Italia ti prepara da un punto di vista di saperti arrangiare, però poi devi andartene, devi andare a lavorare fuori. È particolare come. Sì, secondo me un po' dipende anche dalla vita vissuta, cioè c'è poco che fare, è una questione di esperienze fatte, esperienze che si vogliono fare, però la cosa che dico è sempre, cioè tornando un po' al discorso di prima, no? Non è una questione di, cioè io direi che non è neanche una questione di patriottismo, è che questa la sento come casa mia, cioè andare in America, a parte il fatto che a me non è piaciuto, sono stato un paio di volte, non, diciamo, non è il posto per me, cioè non ci vivrei, ci andrei in vacanza, ci passerei un paio di mesi, ma non di più. Però questa è una cosa assolutamente personale, e non è una questione critica all'America. No, certo. Semplicemente non è il posto per me, come non lo sarebbe la Germania, per dire, la mia famiglia vive tutta in Germania, tra le tante cose, e non Ah. vado perché non fa per me. Bello andare a Natale, fare un po' di settimane lì, ma più di quello no. E poi se mi dici, che ne so, Spagna, magari il nord della Spagna o alcune zone, non so, del Portogallo, mi piacciono un sacco, andrei a vivere lì volentieri, ma perché? Che semplicemente non mi piace, quindi non c'è una questione americazzino o cose del genere dietro. E la cosa che dico è che è tutta una questione di modo di essere, no? Io mi sento a casa qua, so che qua ho il mio network di persone, quindi torniamo un po' al discorso delle conferenze, so che qui, o bene o male, qualsiasi cosa succede, difficilmente resterei a piedi, passami il termine, nel senso che ho tanti amici che lavorano in tante aziende, so che se domani avessi necessità di trovare un lavoro, basterebbe scrivere un po' di messaggi, trasferirsi in America e uscire tanto dalla comfort zone e andare in un ambiente dove c'è così tanta richiesta, come dire, di, cioè, le persone che vogliono entrare. Saresti più un numero, invece qui riesci a Esatto, far emergere di più il tuo valore. esatto. Cioè, non potevo spiegarlo meglio, esattamente Ho quello. Cioè, capito. lì mandi un messaggio come lo possono mandare altre milioni di persone, che Certo. tutti vogliono lavorare lì, ma in Italia non Certo. ci vuole fare nessuno. La cosa che dico è anche di diffidare da chi dice che in Italia si guadagna poco. Oddio. È una di quelle cose che non mi insultate, per piacere, sui commenti di questo podcast. Però la cosa che dico è semplicemente questa. È vero che lì si guadagna molto di più e quindi quando si guardano gli stipendi si guadagnano centinaia di migliaia di dollari l'anno, A no? che Però è anche prezzo? vero. È anche vero che si fa una vita di merda. Ecco. Cioè, ora non mi ricordo esattamente, ma leggevo un paio di settimane fa che i prezzi dei monolocali non a San Francisco, ma in paesi vicino a San Francisco, vanno come qualcosa tipo 4.000 dollari al mese. Mamma mia. Sì, poi se guadagni 100.000 dollari l'anno, ora faccio un esempio, Certo. lì fai la fame, cioè muori di fame, quindi se ne guadagni 200.000 è l'utile per sopravvivere. È anche vero che l'avanzo che hai lì è molto più dell'avanzo che hai qui, nel senso che se risparmi il 10% qua e il 10% lì, il 10% lì magari sono molti più soldi rispetto a quelli che Ma se metti da tanto poi la parte qua. vita è immediatamente più cara e. Esatto. E poi magari le aziende ti offrono l'assistenza sanitaria, ma un tampone per il coronavirus, visto che siamo in tema,
In America costa 4.000 dollari. Esatto. Cioè, se tu vuoi E infatti sapere c'è un se po' è di un allarme da quel valenziano. punto di vista. Adesso non voglio entrare su questo tema, però so che lì c'è la preoccupazione maggiore, è proprio quello. Esatto, e quindi il discorso è, invece lavorare in Italia, magari sì, con molti meno soldi, però con una quantità di denaro che ti fa vivere tranquillo, perché io in realtà, grazie a Dio, vivo tranquillo, cioè non ho il pensiero di arrivare a fine mese o, oh mio Dio, che cosa mangio stasera, cioè posso permettermi anche qualche sfizio. E dico che tutto sommato sono molto fortunato, cioè se io domani resto senza lavoro perché la mia azienda chiude, in IA dico in maniera generica, Sì. so che esiste un sistema di tutela per i lavoratori, so che non rimarrò senza casa, almeno ora non mi ricordo esattamente come funziona il discorso della disoccupazione, ma che da almeno 2 anni, cioè se hai Sì, mi lavorato pare di per sì, mi 4 anni, pare almeno 2 puoi stare a casa. Ora, per carità, uno sviluppatore secondo me 2 anni a casa non ci sta neanche se sviluppa nel linguaggio più sconosciuto dell'universo, però l'altra cosa è, metti, cioè il fatto che hai tutte queste cose che in altre nazioni non avresti. certo. Io sono troppo favorevole. Poi magari un giorno andrò via, non è che dico resterò qua No, tutta la beh, vita. non si può mai dire, però è un punto di vista interessante per chi sta pensando. Mi piace confrontarlo con quelli che invece sono emigrati, qualcuno che ho intervistato è anche tornato, quindi sono tutti punti di vista interessanti. Ti volevo fare l'ultimissima domanda, Ok. che è quella che faccio diritto a tutti, è qual è stato il tuo più grande errore professionale nella tua carriera? È una domanda difficilotta. Allora, partendo dal presupposto che non ti dirò proprio errori tecnici, perché una No, volta ho no, 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 fatto. proprio, cioè quello che tu dici No, oggi, no, caspita, giusto. avrei Sì, cambiato. esatto, però giusto per dirti, una volta ho fatto un RM-RF, anzi sudo Ah, RM-RF proprio slash. violento. Sì, e praticamente non è rimasto quasi nulla. Cioè, il sistema a un certo punto è rimasto il terminale, quando spend è sparito pure quello. Quindi non parliamo di questo errore, direi che gli errori più grandi che ho fatto sicuramente sono stati all'inizio. All'inizio alcune volte ero un po' troppo arrogante, quindi non accettavo magari le critiche. Ok. E averle accettate mi avrebbe aiutato a crescere più velocemente. Oggi sono molto felice diciamo, del percorso che ho fatto, però tutto sommato se tornassi indietro, passando in termini, sarei un po' più zitto, ascolterei un po' di più. Non perché Umiltà, fossi dici? arrogante, sì, non è che non ero umile, però magari alcune volte ero convinto di esserne nel giusto, quindi questa cosa è meglio farla così. Poi arrivava un tizio che ne sapeva un pochettino in più di te e ti diceva: guarda, no, secondo me è meglio così. E io magari la facevo perché ero il mio superiore, però in fondo pensavo: guarda che cazzata. Poi col senno di poi capisci tante cose, capisci che dietro magari al darti una soluzione che apparentemente è più stupida o più inefficiente, passami il termine, alcune volte cioè, viene fatto perché dietro c'è qualcosa che tu non sai, no? E quindi Come l'esempio che hai fatto magari. prima della stagista, che tu hai applicato una soluzione che tu non avresti applicato, saresti andato sulla soluzione tecnica, invece quello che contava era il risultato. Esatto, quindi la cosa che farei all'inizio della mia carriera è ascoltare di più, senza dubbio. Ottimo, ottimo consiglio. Senti, grazie mille di questa bellissima chiacchierata. Penso sarà È molto stato utile. Dimmi. Ti un enorme piacere. Spero ringrazio. di beccarci in giro dal vivo il prima possibile. Questo può fare Allora, la guarda, puntata. questo è un bel punto di domanda in questo momento storico che stiamo vivendo. Fosse un altro, ti direi, guarda, anche domani, perché avevo anch'io una bella lista di conferenze. Volevo andare a CodeMotion, volevo andare da tante parti. Purtroppo hanno annullato tutto. Vabbè, però ci sarà occasione a breve. Se restiamo tutti a casa, ci sarà occasione. Sì, faremo qualche bellissima conferenza virtuale. Sì, guarda, stavamo pensando con alcuni amici, però è un po' complicato, dobbiamo capire. Eh sì, vabbè, dai. State a Ok. casa, finiamola così. Va Esatto, state a bene. casa. È stato un enorme piacere e alla prossima, Piacere direi. mio. Ciao, Ciao. ciao, ciao, ciao.